tre minuti ho smontato tutto. Anche in questo caso, noi sappiamo di questa storia grazie a un ragazzo ucraino che dal balcone di casa sua, con suo cellulare, ha ripreso il momento della caduta del missile. Tra l'altro il ragazzo già nel pomeriggio è stato arrestato da SBU, dai servizi segreti ucraini, hanno localizzato ovviamente il gruppo in cui è stato ripreso il video. Io sul mio canale privato Telegram ho pubblicato il video del suo arresto, dove ci sono i vicini di casa sua che gridano lasciatelo stare, lui non ha fatto niente di male, e gli altri lo portano in macchina picchiandolo. E Gestapo, cioè siamo nella Germania nazista anni 30, io altre immagini simili non ho visto da nessuna parte nella mia vita. E grazie a questo video si vede chiaramente che il missile che sta precipitando è un missile lanciato dal sistema NASAMS, sistema statunitense fornito agli ucraini, missile AM120, è un missile diffuso che è stato recentemente tra l'altro fornito da Norvegia, se non sbaglio, all'Ucraina. Sono arrivati sistemi NASAMS e questi missili anche da Norvegia, però sono statunitensi, sono americani ne hanno fatti, e stesso il Ministero della Difesa russo lo ha affermato. Cioè il Ministero della Difesa russo ha fatto una dichiarazione dicendo i nostri specialisti, visualizzando le immagini, hanno affermato che questo è un tale missile, tale sistema, quindi missile russo non c'entra niente. Ma poi è dunque confermato, senza più dubbio alcuno, che il missile che ha colpito l'ospedale pediatrico di Kiev apparteneva alla contraerea ucraina, un missile NASAMS. Il tutto è stato provato inequivocabilmente dal video girato da un giovane ucraino che poi l'ha messo subito in rete, senza ovviamente immaginare che fosse un missile ucraino. Il suo arresto, avvenuto poche ore dopo, significa che il governo di Kiev non vuole che vengano diffusi video senza il suo filtro, perché, come è accaduto in questo caso, rischierebbe di fare una figura oscena. Si è subito parlato di crimini contro l'umanità da parte di Putin. Ma l'evidenza della cosa, come peraltro documentato dal rappresentante russo in sede di convocazione urgente dell'ONU, grazie proprio a questo video, ha indotto tutti i media a non parlarne più, semplicemente. Mentre sarebbe stata ovvia la rettifica di tale fake news occidentale. Incredibile davvero. Nei filmati che seguono documentiamo il tutto. Ben precisando che le forze NATO si stanno opponendo a qualsiasi tentativo di pace, irridendo il presidente ungherese Orbán e delegittimandolo, perché aveva osato incontrare sia Zelensky che Putin per verificare margini di trattativa di pace. E ben precisando che, essendo questa la situazione, l'Italia è entrata di fatto in guerra non come strumento di pace, ma come strumento di guerra offensiva. Senza alcuna, in vero necessaria, autorizzazione del Parlamento, e contro la nostra Costituzione, che almeno formalmente sembrerebbe ancora in vigore. Nei frammenti che seguono un quadro telegrafico della situazione, che impone dunque, con la massima urgenza, l'arresto, secondo legge, di Giorgia Meloni, di tutto il governo e di tutti coloro che stanno coinvolgendo l'Italia in questa losca situazione, con la quale, lo ribadiamo, l'Italia non ha nulla a che vedere. Chiediamo dunque alla Procura della Repubblica competente di intervenire urgentemente, perché visto l'immenso potenziale nucleare della Russia, solo in Italia si rischiano decine di milioni di morti. Chi ne ha il potere, intervenga immediatamente, secondo le disposizioni di legge, ovviamente. Apertamente il filo putiniano mi sembra più una ricostruzione, diciamo, da osservatori. Le immagini che abbiamo visto oggi dei bambini malati oncologici per strada a seguito del bombardamento dell'ospedale pediatrico di Kiev sono spaventose. Presidente. Sono spaventose e penso che debbano, diciamo, che offrano una dimensione anche della reale volontà, no, rispetto a una certa propaganda russa che poi c'è di cercare una soluzione pacifica al conflitto, come molto spesso sentiamo dire. Ecco, quando si aggredisce così la popolazione civile e lo si fa con questa veemenza, quando ci si accanisce sui bambini, decisamente, insomma, i segnali che arrivano sono altri rispetto a quelli che una certa propaganda vorrebbe far passare. Grazie.